che ci parlerà della lotta al doping e della particolarità della WADA tra pubblico e privato. Grazie. Il tema del mio intervento contiene un esplicito riferimento al dualismo pubblico-privato che è stato già menzionato più volte in questo convegno. Io dovrei occuparmi di questa incidenza del pubblico-privato nella lotta al doping e soprattutto con riferimento all'attività della WADA. Autori ben più autorevoli del sottoscritto hanno già affrontato questo tema in una serie di studi che costituiscono il punto di riferimento di ogni discussione sul tema che mi è stato assegnato. Quindi, sperando di non tradire eccessivamente le attese degli organizzatori, io vorrei solo sorvolare su quella che sappiamo essere la natura privata della WADA e del codice che ha emanato, anche se poi sappiamo che accanto a questa natura privata c'è una dimensione evidentemente pubblica che trova testimonianza nella composizione del Foundation Board, nelle modalità di finanziamento della WADA, nelle regole che disciplinano l'alternanza della presidenza e della vicepresidenza, come pure sappiamo che le norme contenute nel codice WADA sono delle norme di natura privata, che però per effetto di uno strano meccanismo, quello di una serie di convenzioni di diritto internazionale che quindi vincolano direttamente non solo gli attori del mondo sportivo ma soprattutto i governi nazionali, queste regole rientrano anche e si vestono di una dimensione pubblicistica. La convenzione dell'UNESCO sulla lotta al doping prevede tra i suoi allegati, che sono parte integrante della convenzione, due degli standard del codice WADA, quello sulle sostanze vietate, quello sulle sostanze per usi terapeutici, e la stessa convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta al doping contiene una lista di sostanze proibite che riproduce alla lettera la lista delle sostanze vietate WADA. Per tutti questi motivi, sostanzialmente, come ho detto prima, è già stato individuato nel sistema, nella disciplina antidoping, come il modello, forse si dice modello più evidente di un sistema normativo di tipo ibrido, appunto, in cui l'elemento pubblico convive con l'elemento privato, in cui una dimensione nazionale convive con una dimensione internazionale e transnazionale, andando a disegnare un regime a una vocazione tendenzialmente globale. Ora, io quello su cui vorrei soffermarmi è, anche in considerazione del mio background scientifico, è l'apporto che in questa dimensione ibrida globale ha avuto il ruolo dell'Unione Europea. Anche in questo caso l'Unione Europea è stata evocata da più parti e mi sembra che proprio il riferimento alla materia del doping sia una materia estremamente importante. Io vorrei fare riferimento a due interventi dell'Unione Europea, uno abbastanza datato e rappresenta un intervento di tipo giudiziario, l'altro un intervento molto più recente di tipo legislativo. Il primo riferimento è una sentenza che probabilmente tutti voi conoscete, la sentenza Meca Medina del 2006, non è la sentenza più nota, la più nota ovviamente è la sentenza Bosman,
Personalmente ritengo però che sia la sentenza che più importante per quanto riguarda il suo impatto sul problema della governance nel mondo sportivo, perché rileva ai fini della disciplina antidoping, innanzitutto perché nel caso di specie appunto era stata contestata la compatibilità con i principi del diritto dell'Unione Europea di una normativa antidoping, ma soprattutto perché in quella sentenza la Corte di Giustizia, rivedendo 40 anni di precedente giurisprudenza, sostiene che non esistono più delle norme puramente sportive, cioè delle norme che appartengono esclusivamente alla, diciamo, dimensione privata del fenomeno sportivo, che anche le regole tecniche, quelle regole che ad esempio per la nostra Corte Costituzionale sono tendenzialmente irrilevanti per l'ordinamento statale, che il sistema statunitense dice rispetto alle quali eventuali problemi di compatibilità con il diritto della concorrenza dovrebbero essere risolti nel tempo del battito di un ciglio, proprio per evidenziare la tendenziale irrilevanza di norme tecniche per tutto ciò che appartiene al lato, diciamo, pubblicistico. La Corte di Giustizia dice che regole di questo genere devono essere in ogni caso soggette al diritto dell'Unione Europea, devono essere scrutinate, e la Corte di Giustizia si riserva una giurisdizione di tipo piena, perché la Corte di Giustizia interviene per valutare addirittura la soglia oltre la quale la sostanza in questione, che era nandrolone, costituisce sostanza dopante, ma interviene addirittura per sindacare il carattere proporzionato della sanzione inflitta per violazione della normativa antidoping. Questo per ritornare quindi al titolo del mio intervento sulla contrapposizione, sul binomio pubblico-privato, cosa ci dice? Ci dice che evidentemente le norme sportive, le norme anche sul doping, pur di natura privata, però nel momento stesso in cui vengono portate all'esame della Corte di Giustizia e vengono interpretate dalla Corte di Giustizia, rivelano anche una dimensione a livello contenutistico tipicamente pubblica, perché nella misura in cui l'Unione Europea ravvisa un'illegittimità della norma sportiva con il diritto dell'Unione Europea, ecco che va la pronuncia della Corte di Giustizia determina inevitabilmente l'obbligo per gli stati, ma anche per le organizzazioni private, di andare a modificare la propria normativa per renderla conforme al diritto dell'Unione Europea. Quindi la normativa resterà sempre di derivazione del mondo sportivo, però a livello contenutistico questa normativa rifletterà quelle che sono le indicazioni diciamo di tipo pubblicistico della Corte di Giustizia. L'altro intervento invece, sempre in materia di doping, potrebbe apparire più magari un non senso, perché mi voglio fare riferimento al recente regolamento sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea. Probabilmente molti in quest'aula, avvocati o professionisti, se ne saranno occupati, perché è il cosiddetto regolamento sulla privacy che diventa operativo dal 25 maggio del 2018 e che comporterà tutta una serie di modifiche e di adeguamenti, e secondo me avrà un impatto rilevante proprio anche sulla normativa antidoping. Basti pensare ad esempio che molti dei dati che vengono raccolti durante i controlli antidoping sono sicuramente dati sensibili. Ebbene, il regolamento ammette il trattamento di questi dati sensibili soltanto laddove vi sia un interesse pubblico sostanziale oppure a problemi connessi alla salute pubblica. E da questo punto di vista noi sappiamo che ad esempio il codice WADA proibisce sostanze anche che non hanno delle
conseguenze dannose per la salute pubblica, perché noi sappiamo che la normativa antidoping, al di là della salute degli atleti, protegge anche l'uguaglianza delle competizioni sportive e persegue anche degli obiettivi, diciamo, di etica sociale, di etica sportiva, ragion per cui vengono vietate sostanze anche come l'eroina o la cocaina. Lo stesso problema del trasferimento dei dati. Nella materia antidoping i dati che vengono raccolti spesso vengono trasferiti da un'autorità all'altra, dalla WADA alle autorità antidoping nazionali. Ebbene, il regolamento dell'Unione Europea prevede che il trasferimento dei dati sia ammesso solo in casi estremamente eccezionali. È significativo da questo punto di vista però che il considerando 112 del regolamento fa espressamente riferimento proprio alla necessità del trasferimento dei dati per combattere la lotta antidoping. In questo caso però il regolamento impone l'esistenza di rigide tutele processuali, garanzie processuali a favore degli atleti. Un altro aspetto sul quale il regolamento potrà andare a impattare sicuramente è questa nuova figura che viene prevista, ossia quello del responsabile della protezione dei dati. Questo responsabile della protezione dei dati sostanzialmente deve essere istituito nell'ambito di organismi di diritto pubblico quando la loro attività consiste nel monitoraggio sistematico degli interessati su larga scala. Ora, noi sappiamo che federazioni, autorità antidoping nazionali, WADA, organizzazioni generali, organizzatori degli eventi, sono tutti soggetti che sono a vario titolo coinvolti nel trattamento dei dati, e quindi a parte il titolare dei dati che bisognerà riuscire anche a individuare, perché non sempre è chiaro nella materia antidoping chi sia il titolare dei dati, chi è poi responsabile del trattamento, e laddove questo soggetto sia un organismo pubblico bisognerà trovare il modo anche di istituire questa nuova figura professionale. Un ultimo aspetto credo importante sottolineare: noi sappiamo che le decisioni WADA sul doping sono decisioni che vengono pubblicate con tanto di anche indicazione della sanzione. Il nuovo regolamento sulla protezione dei dati contiene un esplicito riferimento al diritto all'oblio, e quindi anche in questo caso si tratterà di verificare fino a che punto le attuali normative antidoping debbano essere modificate per essere ritenute compatibili con con i nuovi dettami dell'Unione Europea. Tutto questo per evidenziare cosa? Evidenziare un aspetto che è già stato sottolineato anche al di fuori del settore strettamente sportivo, che individua l'Unione Europea come una sorta di regolatore globale, non solo appunto nella materia del doping, non solo nella materia sportiva, ma anche in tanti altri settori. Allora, ecco, l'apporto che penso possa provenire da chi si occupa di tematiche di diritto dell'Unione Europea è proprio questo: l'Unione Europea come regolatore globale può essere visto come un aspetto del tema sicuramente più vasto dell'emergere di nuovi regimi, appunto cosiddetti ibridi, a vocazione tendenzialmente globale, di cui si dice la normativa antidoping e il modello WADA costituisce uno degli esempi più evidenti. Grazie. Grazie.